Non solo teatro, ma anche musica dal vivo, danza, burlesque, proiezioni cinematografiche, seminari, visite guidate, sessioni di trucco, mostre permanenti e tanto altro. C'è tutto questo nella quarta edizione della rassegna Amami Teatro, organizzata dalla Deputazione Teatrale del Marrucino in collaborazione con la Delegazione di Chieti del FAI e CNA Abruzzo. Partita alle ore 23 del 18 dicembre, la maratona di spettacoli Amami Teatro andrà avanti fino alle ore 23 del 23 dicembre. 5 giorni di eventi gratuiti, giorno e notte, H24, per un viaggio intenso e straordinario che apre le porte del Teatro Marrucino con l'obiettivo di avvicinare i cittadini all'arte e al teatro, come spiega Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti e assessore comunale alla cultura e al Teatro Marrucino. Questa è una rassegna davvero unica nel suo genere, tanto è vero che essendo arrivati alla quarta edizione siamo alla ribalta delle cronache a livello nazionale, perché sono 5 giorni, 8.600 minuti di spettacolo dal vivo, di danza, di arte, di cultura, in tutte le sue forme. E questa è la cosa particolare, che davvero giorno e notte, H24 ininterrottamente, si tengono eventi, iniziative, concerti, presentazioni di libri, esibizioni, musicisti, artisti, attori, quindi insomma davvero arte e spettacolo dal vivo, cultura di ogni tipo e di ogni genere. Che sono tutti spettacoli gratuiti, quindi veramente c'è l'invito da parte di tutti a venire qui al Teatro Marrucino per respirare la meraviglia, come dicevamo. Sì, perché proprio questo è l'intento, cioè dare la possibilità a tutta la cittadinanza e non solo, a tutti gli avventori che arriveranno a Chieti per questa rassegna da tutta Italia e non solo, ci sono persone che arriveranno anche dall'estero, perché abbiamo coinvolto istituzioni, stakeholder del settore della cultura di ogni tipo, ma soprattutto anche registi. Domani avremo Gabriele Cirilli per uno spettacolo di cabaret. La peculiarità è proprio quella di far accedere al teatro persone giovani, scolaresche. Chiunque volesse accedere al teatro lo può fare gratuitamente in questi 5 giorni ed è veramente un regalo che facciamo alla città e a chi vuole ammirare la cultura, le bellezze del nostro teatro. Dopo il successo della stagione lirica conclusasi nei giorni scorsi con il signor Bruschino, ultimata anche la maratona di spettacoli di Amami Teatro, il Marrucino ospiterà la rassegna del teatro amatoriale per continuare con la stagione di prosa, il teatro per ragazzi e tanto altro ancora.